Quando lavoravo a Bologna come grafico pubblicitario, una sera vidi al telegiornale l'inaugurazione degli affreschi di Monte Cassino eseguiti da Pietro Annigoni e questa passione scoppiata proprio in quel momento, perché prima non conoscevo l'opera di questo grande genio, mi diede la forza di licenziarmi direttamente il giorno dopo. E andando a casa, a Mercatello sul Metauro, scrissi subito una lettera a Pietro Annigoni chiedendo di essere ricevuto per mostrare i miei disegni al maestro, perché io intanto erano già 15 anni che disegnavo per conto mio. E la risposta naturalmente fu sì, perché era una persona molto molto tranquilla che riceveva tutte le persone che volevano incontrarlo, quindi mi diede un appuntamento attraverso il suo segretario e io andai a Firenze per la prima volta in vita mia, non ero mai stato a Firenze. Avevo 23 anni. A Firenze, dall'albergo dove ero arrivato il giorno prima, partii la mattina per andare allo studio del maestro e come in una specie di trance mi sono ritrovato senza chiedere informazioni a nessuno davanti alla porta dello studio in Borgo Albizzi 8, dove c'era scritto Pietro Annigoni. E questa fu una delle tante situazioni un po' metafisiche che riguardano la mia esperienza con Pietro Annigoni. Dopo la prima conoscenza, già io avevo intenzione di diventare un po' il suo biografo. Ho cominciato a raccogliere un archivio fotografico e documentativo su tutta l'opera sua, dal 1930 fino al 1981, siamo in quel momento lì, era l'81 quando lo conobbi. Dopodiché, continuò questa amicizia, questo rapporto in cui io andavo per esempio a Padova mentre lui eseguiva gli affreschi a trovarlo, a vedere come lavorava, e fu un'esperienza incredibile perché era come ritornare indietro nel 400-500 quando la manualità degli artisti era totale, cioè quando riuscivano a usare qualsiasi tecnica e davano il meglio di se stessi in tutto quello che facevano. Infatti Annigoni non si è specializzato in un soggetto o in una tipologia di tecnica, ha lavorato su migliaia di soggetti con tecniche molto diverse e questo faceva di lui uno dei pochi geni del Novecento. Poi Annigoni morì nel 1988 e io nel 1994 fui incaricato dai figli, Benedetto e Maria Ricciarda, di organizzare mostre, curare libri, monografie e quant'altro sull'opera del loro padre, di questo grande genio della pittura del Novecento italiano. In tutte le mostre che ho fatto di Annigoni si è sempre fatto comunque un catalogo o un catalogo monografico. E, più che altro io curo molto l'aspetto iconografico nei libri che faccio per Annigoni e anche per altri artisti, nel senso che non mi piace molto scrivere e parlare, mi piace molto mostrare il prodotto che l'artista fa, che crea. E quindi è anche meno noioso forse per il pubblico vedere tante cose belle e leggere una biografia, una considerazione sulle tecniche, ma poco altro, nel senso che sono più interessato a mostrare che a parlare, perché secondo me il pubblico deve farsi anche un'idea sulle cose che vede, anche personale, senza essere troppo incanalato in un contesto critico precostituito. Questa mostra,
di Mercatello sul Metauro è un po' il riassunto di tutto quello che ho detto finora e anche di quello che ho raccolto finora a scopo divulgativo, nel senso che non sarà una mostra dedicata solo a un artista, ad Annigoni o a un altro, ma sarà una mostra riassunto di tutta la mia raccolta di pittori del Novecento che si sono dedicati al figurativo, a rappresentare ancora un po' le cose della natura e dell'uomo come sono, filtrando anche attraverso la loro esperienza interiore e anche a quella dei soggetti che loro spesso trattano, come nei ritratti. Saranno esposte circa 150 opere, ripeto, scelte sempre con un metro qualitativo, nel senso che la tecnica per la pittura figurativa è molto importante. Molte persone pensano che si possa esprimere un sentimento anche attraverso un'opera non dipinta bene. Può essere vero, però se tu comunichi un messaggio attraverso un'opera dipinta bene, tu fai godere lo spettatore esteticamente e in più convogli anche il messaggio in maniera molto più incisiva, diciamo, perché secondo me abbiamo anche bisogno di vedere cose belle in questo momento, specialmente in cui tutto sembra andare a rotoli dal punto di vista sociale, politico e religioso, eccetera. Ecco perché secondo me un'opera deve esprimere, ma deve anche essere godibile. La gente deve vedere che questo artista sa risolvere un problema tecnico di un volto, di un braccio, di un paesaggio, di un dipinto qualsiasi che riguarda un po' la sua produzione. E quindi il pubblico potrà vedere finalmente uno spaccato del mio lavoro, che è andato avanti da quando avevo 20 anni fino ad ora, e come un riassunto del mio percorso, diciamo, un resoconto al pubblico di quello che io ho amato, di quello che io ho rincorso con tanto sacrificio e tanta passione. Perché io non sono un mercante d'arte, ma sono un amante, un amatore d'arte. Quindi, per esempio, quando devo anche vendere una piccola cosa per vivere, io soffro moltissimo, perché è come se mi viene a mancare un figlio. E questo è un pregio e un difetto, perché l'arte deve essere fruibile da tutti e godibile da tutti, e quindi non può appartenere a me che appartenga a un tipo di vita che finisce, purtroppo, come tutti. E quindi il bello sarebbe staccarsi dal possedere tutto questo e mostrarlo invece al pubblico in maniera infinita, in maniera totalizzante.